La enciclica sociale Caritas in Veritate di Benedetto XVI contiene senza dubbi tanti aspetti nuovi che meritano una riflessione approfondita. Tra tutti, quel, tra tutti quello più importante e più rilevante all'interno del pensiero sociale cattolico è senz'altro l'attenzione dedicata alla società civile. Vorrei cercare di delineare brevemente di che cosa significa e come si realizza questa dimensione in uno degli aspetti più caratteristici del Magistero di Benedetto XVI in materia sociale. Ritengo che proprio la dimensione della società civile ci offre la chiave di accesso alla comprensione complessiva di questa enciclica per evitare pericolose strettoie di interpretazione nelle quali si cade inevitabilmente se si restringe il suo messaggio ad un aspetto specifico, come accade spesso quando si riflette, ad esempio, sulla sola dimensione economica, politica, tecnica o su tanti di questi altri aspetti pur molto interessanti, pur molto approfonditi dalla stessa enciclica. Questo è il caso persino quando si pensa alla concezione dell'economia civile, sicuramente tutti quanti abbiamo già sentito parlare di questo termine, che la enciclica soprattutto approfondisce una dimensione che si chiama economia civile. Per quanto essa possa essere adatta per criticare un concetto astratto e individualistico di economia, che sarebbe colpevole dell'attuale crisi, rimane il problema che anche questa prospettiva scegli un argomento particolare come punto di partenza dell'interpretazione dell'enciclica intera. Al contrario, ritengo che una delle prospettive centrali e più urgenti dell'attuale Papa consiste nell'aprire nuove prospettive per la comprensione di ciò che possa significare la società civile. Al fondamento della prospettiva di Benedetto XVI sull'economia e sulla politica, Sta quindi questa idea di società civile alla quale dobbiamo cercare di dare un nuovo volto umano, di introdurre la dimensione dell'umanesimo nella nostra società, come sappiamo una delle dimensioni centrali dell'attuale Papa. Non è quindi in prima linea un determinato nuovo modello di economia che ci apre la exit strategy per uscire dalla crisi, ma la scoperta e la promozione della società civile, del contesto sociale in cui si svolge la vita umana e che co costituisce quello spazio necessario per la realizzazione della persona. E la dimensione della società civile in cui si realizza quindi la libertà dell'individuo e dalla quale dobbiamo ricavare nuovi impulsi e parametri su come ripensare l'ordinamento politico ed economico. Sta in questa dimensione la differenza precisa della mia proposta odierna all'approccio dell'economia civile. Questa ultima pone l'economia stessa al centro della considerazione sociale per cui è costretta a far scaturire dal processo economico le libertà e di valori morali e civili indispensabili per la società. In parole più semplici, secondo questo modello di economia civile, l'economia stessa dovrebbe realizzare le dimensioni di carità. Sappiamo che queste dimensioni della carità per l'enciclica si realizza concretamente nella realtà del dono e del perdono cioè negli aspetti che caratterizzano la gratuità della dimensione umana nelle nostre azioni. Ho elencato qui qualche luogo che elenca la dimensione fondamentale di libertà della dedizione di persona negli aspetti di dono e di perdono all'altro. Dono e perdono si realizzano come atti di libertà e gratuità. Quindi categorie che non regolano il mercato. Non esiste nessuna pretesa di ricevere dono e perdono, ma il mercato, basandosi su atti di pretesa, di reciprocità, di scambio, che posso anche esigere dall'altra parte, ci delinea una dimensione diversa. Anche se pensiamo al rapporto tra individuo e Stato, alla dimensione politica, non sapremo dove collocare questi momenti di libera gratuità, in quanto lo Stato realizza in primo luogo la dimensione del dominio. In questa chiave, Rosmini ha individuato proprio la società civile come la sfera di libertà. Vediamo questa frase di Rosmini dove Rosmini coglie nella società civile quella dimensione di libertà nella quale solo si possono realizzare le dimensioni richieste dall'enciclica della gratuità, del dono, del perdono. E Rosmini dice, il vincolo sociale è opposto al vincolo di signoria. La società dunque di natura sua esclude la servitù. Dunque la società suppone la libertà. Le persone, in quanto sono sozie della società, sono libere. Se il pontificato attuale ci ricorda dell'importanza di questa dimensione per una società umana, allora l'intenzione dell'enciclica Caritas il Veritate consiste precisamente nel delineare l'importanza della società civile nel riferimento alla quale l'economia e la politica devono essere ripensate, ripensare l'economia e la politica in prospettiva della società civile. Quindi non è che il sistema economico o politico dovrebbe produrre questa dimensione di libera gratuità, di beneficenza, di altruismo, ma si basano senz'altro sul fatto che queste dimensioni sono realizzate in una società civile libera. La libertà necessaria per queste dimensioni, quindi, non può risultare né dal mercato che si basa sullo scambio, né dalla politica, sfera del dominio, ma è una dimensione da realizzare nella società civile. La crisi attuale dei nostri Sistemi sociali dimostrano, secondo Benedetto XVI, che queste risorse di libertà sono prosciugate e che stanno diminuendo ed avvicinandosi a un minimo critico. In altre parole, sono le relazioni funzionanti della società civile, relazioni di libertà e di realizzazione della persona, di tutti, che fungono come principio stabilizzante dell'ordinamento economico e politico una scoperta, interessantemente, cara alla tradizione liberale. In questo modo la società civile diventa il quadro di riferimento, non un determinato modello economico che anzi evidenzia la sua validità in chiave di efficienza rispetto alla società civile nella quale è collocato. Per essere chiaro, la pretesa dell'enciclica consiste nella realizzazione dei diritti della società civile alla libertà di azione delle sue associazioni, dei gruppi e comunità che non devono essere privati da questo loro diritto autentico, che è in fin dei conti il diritto della persona alla libertà. Né dalla politica deve essere privata né dal mercato. Sono le sfere di libertà e gratuità che animano questa realtà. E a questo livello della società civile esse sono da proteggere. E trovo la frase centrale della enciclica in questa che ho preso dal paragrafo 39. Il mercato della gratuità non esiste. Il mercato della gratuità non esiste e non si possono disporre per legge atteggiamenti gratuiti, eppure sia il mercato sia la politica hanno bisogno di persone aperte al dono reciproco. In questa citazione osserviamo che Benedetto XVI non parla di un mercato che debba produrre la gratuità, ma che esiste una funzionante società civile animata da persone che realizzano la solidarietà e la gratuità. Queste dimensioni nessun mercato e nessuna relazione di scambio reciproco possono produrre, perché sono atti di carità che scaturiscono dalla libertà dell'individuo che si dona all'altro. E con questa descrizione intendiamo anche la seconda parte di questa citazione, non riferita al mercato, ma alla politica. Nemmeno la politica, nemmeno lo Stato. Può riuscirci ad organizzare, ad esigere o a creare tale dimensione. In questa prospettiva, l'enciclica scopre la dimensione della società civile al di là dell'individualismo del mercato, da un lato, e della organizzazione dello Stato, dall'altro. La società civile indica allora uno spazio importante nel mezzo tra l'individualità e lo Stato. Questo è lo spazio della persona, che si trova sempre e costitutivamente in relazione sociale e si sì esprime nelle libere associazioni di persone. Uno spazio che si costituisce per la libertà e non per relazioni di dominio o di scambio. Come tale. Esso è stato scoperto solo nell'Ottocento insieme alla soggettività sociale della persona ed è uno dei centrali risultati della modernità. Pensiamo solo come il francese Alexis de Tocqueville si affascinò quando, nella prima metà dell'Ottocento, viaggiò per gli Stati Uniti ed osservò un tipo molto diverso di società rispetto alla quale lui era abituato in continentale Europa. Gli americani, scrive, possiedono non solo società commerciali ed industriali a cui tutti partecipano, ma ne hanno altre, di mille specie diverse, religiose, morali, serie, futili, di importanza generale o estremamente particolare, enormi o minuscole. Gli americani creano associazioni per dare trattenimenti, per fondare istituti culturali. Per costruire circoli e chiese, per diffondere libri, per inviare missionari agli antipodi, e in tal modo fondano ospedali, prigioni e scuole. Incontriamo in queste parole di Tocqueville l'individuazione del vero principio attivo di ogni società. Secondo il cattolico liberale francese, non è né l'individualismo né lo statalismo che rende le società operative, ma solo nella libertà gli individui si attivano e partecipano alla vita sociale. In questo modo egli è stato uno dei primi ad individuare un nuovo tipo di agire, un agire che non è solo un agire individuale del mercato, marcato dall'attenzione all'interesse proprio. E realizzandosi come scambio, né quell'agire dello Stato caratterizzato dal dominio, ma nemmeno l'agire dell'intimità come vissuto solo nella famiglia o nella religione. Al contrario abbiamo a che fare con un agire nello spazio pubblico che non è riconducibile a una di queste tre forme. Se noi europei continentali tendiamo ad istituzionalizzare questa dimensione subito con regolamenti statali e quindi a lasciar assorbire questa dimensione di società civile dallo stato. Seguiamo piuttosto l'esempio di Hegel, anche egli tra i primi che hanno riflettuto sulla realtà della società civile. Per lui la società civile realizza una dimensione importante presupposta dal mercato ma questa dimensione, in ultima analisi, può essere assicurata solo dallo Stato e della sua legislazione. Contro Hegel è stato però Antonio Rosmini ad aver sottolineato che non si deve ridurre la società civile allo Stato. La sua prospettiva dell'etica del diritto ci indica piuttosto la strada opposta, ossia di considerare lo Stato solo come una funzione amministrativa rispetto alla società civile, come luogo della realizzazione della persona e della sua libertà autentica a livello di società. In questa dimensione la società civile ha una funzione importante, oltre le relazioni di scambio e di dominio che si effettuano nel mercato e nello stagio, ossia la dimensione di assenza, costitutiva di qualsiasi dimensione di dominium e quindi di libero impegno e partecipazione del singolo. In questa dimensione la società civile è vista davvero dai pensatori cattolico-liberali come la dimensione della libera realizzazione dei potenziali di solidarietà nella società. In altre parole, essa raccoglie il capitale sociale di una società, la società civile, in quanto tale essa assume la funzione di indicatore della salute della società, delle sue relazioni di gratuità e solidarietà che non si misurano con il buon funzionamento del mercato o dell'amministrazione politica. Viceversa però il mercato e lo Stato traggono da una società civile fiorente la loro efficacia. La preoccupazione di Benedetto XVI consiste quindi nel recuperare quella risorsa che produce il capitale sociale indispensabile al funzionamento del mercato e dello Stato. In questo senso egli sottolinea l'importanza della società civile contro un individualismo che per lui costituisce uno dei fenomeni più preoccupanti, come sappiamo, in quanto favorisce sia l'egoismo relativistico che anche il dispotismo statale. Ciò che l'attuale Papa rifiuta è quindi una certa comprensione dell'individualismo, che condivide interessantemente con il liberale Friedrich von Hayek e che egli ha definito il falso individualismo, che priva la persona dalla dimensione morale dell'autorealizzazione nei rapporti di gratuità e libertà. Secondo Hayek, esso tende sempre a trasformarsi nell'opposto dell'individualismo, vale a dire nel socialismo o nel collettivismo. Infatti, vediamo già per il già citato, Tocqueville, questo rischio che un falso individualismo sfocia, che non, un falso individualismo non protegge l'individuo, ma sfocia nello statalismo. Per un augusto individualismo, dice Tocqueville, ogni virtù pubblica resta soffocata. Il dispotismo, lungi dal combattere questa tendenza, la rende irresistibile, poiché toglie ai cittadini ogni entusiasmo per la comunità. Ogni bisogno scambievole, ogni necessità di reciproca comprensione, ogni occasione di agire insieme, per così dire, li confina entro la loro vita privata. Già tendevano ad essere soli, ora esso li isola. Già erano freddi reciprocamente, esso li congela. In un tale entusiasmo per la società civile invece consiste, secondo Hayek, il vero individualismo. Il vero individualismo consiste in un certo entusiasmo per la società civile che recupera contro ogni statalismo la dimensione della società civile come il contesto originario della realizzazione della persona. Il vero individualismo afferma il valore della famiglia e di tutti gli sforzi comuni della piccola comunità e del gruppo crede nell'autonomia locale e nelle associazioni volontarie e certamente le sue argomentazioni si basano in larga misura sull'assunto secondo cui molto di ciò per cui di solito si invoca l'azione coercitiva dello Stato può essere fatto meglio con la collaborazione volontaria. In altre parole, contro il pericolo dell'individualismo, la ricetta non dice più Stato né pretende un aumento del welfare state oppure un ulteriore accrescimento delle prestazioni sociali dello Stato. Una tale conseguenza avrebbe soltanto conseguenze opposte, aumenterebbe la freddezza e la distanza tra le persone. Infatti, ognuno si sentirebbe esonerato dal suo dovere sociale, dal suo impegno per la società civile. Secondo il mio modesto avviso, si devono leggere insieme le analisi del falso individualismo da parte dell'attuale di Hayek con la prospettiva che apre nella Caritas in Veritate il Papa, dove la integra nella prospettiva di quel vero individualismo che non sostituisce mai l'impegno della persona singolare con l'azione la sociale, ma anzi basa quest'ultima sul primo, sull'impegno della persona sociale. In questa chiave sottolinea Rosmini, che evidentemente è la ultima citazione, perché è una, una, eh, eh, una conferenza della Catheta Rosmini, Rosmini sottolinea proprio in questo spirito la società civile non è dunque una società di beneficenza ma una società di pura giustizia. Ella non deve provvedere direttamente di lavoro e di sussistenza chi non ne ha, ma deve, primo, lasciare che si formino tali associazioni benefiche e spontanee tendenti ad assistere i poveri e a trovare loro come guadagnarsi il pane col lavoro, giacché il diritto di associarsi al bene Appartiene a quel gruppo di diritti che abbiamo chiamati di libertà di azione. Secondo, deve rimuovere gli ostacoli a tali associazioni e promuoverle con tutti i mezzi indiretti che sono in suo potere. Penso che in queste parole Rosmini ha espresso in modo chiaro e distinto l'importanza della società civile secondo l'ultima enciclica per trovare una via fuori dalla crisi. Solo rafforzando in questo senso liberale e non paternalistico la dimensione della società civile si riesce veramente a dare un senso sempre più umano alla società. Ciò consiste nel salvaguardare quella risorsa che è la persona umana, la quale prima ancora di poter intraprendere con gli altri, Relazioni di scambio o di dominio, si trova con loro in un rapporto libero di società. E ringrazio per la vostra attenzione e pazienza.